Buonasera a voi. Oggi faremo le triglie al limone. Ingredienti: 6 triglie, ma ovviamente ne potete comprare di più. Quante ne volete fare, tante ne fate. Tritiamo il prezzemolo finemente con dell'aglio. E mettiamo all'interno di questo prezzemolo e due cose. Mettiamo il succo di due limoni. Cosa sto dicendo? Non si sa. Sposto le triglie, altrimenti non si vede niente. Fatto. Prendo un po' di sale fino, pizzichino di sale fino, dell'olio, un cucchiaio di farina. Ecco il cucchiaio di farina. Andiamo a mescere, a unire questi ingredienti. Mettiamo un altro mezzo cucchiaio perché non ho messo proprio un cucchiaio intero di farina. Mettiamo anche un'antichina di pepe nero, ma pochissimo, pochissimo. Abbiamo assemblato gli ingredienti, facciamoli rimanere per mezz'ora, in modo che si accorpori il tutto. Nel frattempo accendiamo la padella bassa con dell'olio, mettiamo a fuoco lento, mettiamo le 6 triglie all'interno, in questo modo. Una triglia di qua, una testa di qua, la testa di là, la coda di qua, la testa di là. Ovviamente le triglie le abbiamo pulite, squamate e sciacquate. Mettiamo all'interno delle sopra le triglie pochissimo sale perché già abbiamo messo nel sughetto. Facciamo insaporire nell'olio le triglie. Diamo una lieve cottura alla trigliatella. Trigliatella. Giriamo, le dobbiamo solo far rosolare le triglie. Facciamo rosolare da quest'altro lato, 2-3 minuti. Trigliatella, trigliatella. Due o tre minuti belli. Ok, dopo averle fatte rosolare, vedete? Possiamo mettere all'interno il sughetto che abbiamo fatto precedentemente, sughettino semplice. Ho aggiunto proprio un filino d'acqua e adesso copriamo. Eccoci qua, dopo nemmeno
20 minuti di cottura da ambo i lati, le triglie sono cotte. Abbiamo aggiunto anche un po' di acqua, ovviamente. Non resta altro che mettere nei piatti, impiattare e gustare. Abbiamo impiattato, facciamo un veloce assaggio prima che si freddi. Prendo un piccolo pezzettino, tanto per assaggino. Buonissime. Fatele anche voi, pur essendo sempre convinta che triglie, gambe e calamari debbano morire nella frittura. Devono essere provati, assaggiati e mangiati fritti alla morte sua. Fatti in questo modo, veramente è squisita. E se lo dico io, Maita Crerara. Vi saluto, quasi fredda tutto. Arrivederci.